Buonasera per il nostro approfondimento. Oggi, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, parliamo di una malattia rara. Purtroppo non c'è grande interesse da parte delle multinazionali farmaceutiche e anche del mondo della ricerca, perché le malattie rare purtroppo colpiscono pochissime persone, questa se da una parte è una fortuna, dall'altra per chi scopre di essere malato è un problema perché è difficile anche addirittura certe volte capire di che tipo di malattia si tratti. Oggi parliamo di una malattia molto recente che è stata capita, riconosciuta soltanto verso la fine degli anni 60, quindi molto molto di recente, una malattia rara. Ci sono in Italia 50 casi, ma ne abbiamo 4 in Toscana, addirittura uno nella provincia di Siena, e ne parliamo con chi a Siena, perché ospedale, università, devo dire che dedicano molto tempo e molta energia alla ricerca per le malattie rare. Con la professoressa Vanna Micheli parliamo proprio di un convegno che si è tenuto pochi giorni fa a Siena su una malattia che ha un nome abbastanza difficile da pronunciare, prof, perché la malattia Leishmanian, che sono i nomi di coloro che hanno individuato questa patologia, è una malattia rara che però distrugge, provoca grande, grande dolore in tutto il nucleo familiare e soprattutto perché colpisce i bambini. Colpisce i bambini perché è una malattia genetica e quindi i bambini ci nascono con questo difetto che riguarda una singola proteina, un enzima che apparentemente è un enzima banale di quelli che si chiamano housekeeping, cioè quelli che lavorano tutti i giorni e fanno delle cose di base. Però la carenza di questo enzima, che è stata identificata nel 67, spiegando la malattia che era stata descritta nel 64, la carenza di questo enzima determina delle cose semplici da curare, come per esempio un accumulo di acido urico, perché è una proteina che si occupa dell'impedire che tutto il catabolismo vada verso acido urico delle purine. Dall'altra parte invece c'è una parte molto complessa che è la sindrome neurologica, che è quella cosa devastante che dicevi prima, che è una sindrome che porta questi ragazzi fin dall'età infantile ad avere problemi gravissimi di movimento, spasmi, distonie e una stranissima tendenza a farsi male in maniera assolutamente involontaria ma compulsiva. E per quest'ultima cosa ci stiamo avvicinando sempre di più, però l'ultimo gradino che manca è quello che farebbe capire esattamente dove si può intervenire con un farmaco, con un intervento terapeutico. Avete fatto il punto della situazione in questo congresso dove sono arrivati ricercatori, scienziati, un momento di incontro e di confronto per voi studiosi? Un momento di incontro e di confronto con le diverse specialità che sono necessarie per farsi carico di questa malattia, perché ha dei riflessi odontostomatologici, perché con i denti si fanno male, quindi c'è un problema di problemi renali, quindi c'era una nefrologa, problemi neurologici, quindi c'erano più neurologi, e problemi psicologici e psichiatrici. Comportamentali, perché questo riflesso del farsi male è uno degli aspetti più terrificanti della malattia, di cui gli psicologi si occupano per cercare di tamponare con interventi tutti i giorni. Questi ragazzi hanno bisogno dei genitori o dei cosiddetti caregiver, di qualcuno accanto, perché non sono capaci da sé che di fare poche cose. Molto spesso non sono capaci di mangiare e comunque a volte c'è anche proprio una disfagia generalmente, quindi difficoltà di deglutizione, eccetera. Quindi c'è veramente un gran bisogno di assistenza. E c'erano tutte queste competenze. Quindi, cosa è venuto fuori da quest'ultimo confronto che è stato fatto a Siena? Da questo confronto è venuto fuori, primo, che è necessaria una ridefinizione del comportamento e quindi dell'aspetto comportamentale della malattia. Secondo, che ci sono varie strade per tamponare il problema nefrologico che è grave, molti arrivano a morte per problemi di blocchi renali.
Terzo, la genetica, che non ho menzionato prima, ma che potrebbe avere un ruolo nell'identificare dei fattori che hanno spazio per poter determinare questa stranissima sindrome, oltre al gene implicato per la carenza della proteina menzionata. A questo bisogna aggiungere il fisiatra, perché tutti i problemi riabilitativi passano attraverso questo tipo di strutture. Quindi c'erano una serie di... Anche perché poi piano piano non riescono più a camminare, no? No, non riescono mai a camminare. Qualcuno riesce a stare in piedi se sorretto, però la deambulazione, siccome è una malattia dove ci sono anche diversi gradi, è descritto che ci sia uno spettro, allora quelli più con la sintomatologia più leggera riescono anche a camminare, ma la sindrome di cui ci siamo occupati, che è la vera e propria, quella si chiama Full Syndrome, la Schnein, nessuno di loro è in grado di camminare, hanno livelli più o meno grandi di spasmi. Quindi diventa un problema anche per le famiglie che si ritrovano con un bambino che ha questo problema qua, perché appunto si cannibalizzano, si possono far male con qualsiasi cosa, si mangiano le labbra, quindi vediamo queste fotografie di questi bambini che non hanno più le labbra perché proprio se le mangiano e poi non riescono a fare praticamente l'unghia da soli e non possono essere lasciati soli perché sono pericolosi per se stessi. Questi ragazzi molto spesso sono accolti in dei centri diurni dove gli operatori, se sono bravi, riescono a mantenerli tranquilli, perché questi attacchi di autolesionismo, che è una parola assolutamente impropria perché l'autolesionismo vuole farsi male, invece questi è involontario, assolutamente involontario, richiede anche un approccio molto tranquillo, molto tranquillizzante, e quindi loro non possono stare soli, per le famiglie è un problema grave che richiede un'assistenza e quindi un contributo anche da parte delle strutture pubbliche di assistenza domiciliare oppure anche diurna durante in questi centri specifici. Allora, abbiamo detto che in Italia ci sono 50 casi e ne abbiamo però uno anche qua. Sì, ne abbiamo uno anche a Siena. L'associazione è nata... Esiste un'associazione che raduna... un'associazione che si chiama Le Schnein Disease LND, Famiglie Italiane Onlus, che è nata a Genova, promossa da quella che è l'attuale presidente, che è la mamma di un ragazzo con questa malattia, che si propone fondamentalmente di essere d'aiuto alle famiglie, a metterle in contatto fra loro, si scambiano consigli, pareri, e si fa presente alle strutture pubbliche e sanitarie per richiedere quello che dalle strutture sarebbe dovuto. Per non farli sentire soli. Per non farli sentire soli. Siamo tanti, ma non siamo soli. Questo è il motto. Allora, voi studiate questa malattia, il punto è che non esiste un farmaco perché non si sa ancora bene la parte neurologica da dove derivi, tutti i problemi neurologici da dove derivino, perché come lei diceva all'inizio, questa unica proteina che manca non dovrebbe causare tutto questo? Non si capisce quale sia la connessione, nel corso del tempo si è capito che la carenza della dopamina, che è un neurotrasmettitore e che riguarda i gangli della base, cioè una parte del cervello, però c'è ancora questo gap fra la proteina e infatti fra gli oratori di sabato c'era il professor Wyss che lavora a Nijmegen e che è uno degli studiosi, è un neurologo e biologo, è uno degli studiosi più avanzati in questo momento, che proponeva un tipo di intervento eventualmente estremamente precoce, perché il problema è quello di trovare una medicina e finché non si sa dove colpire è difficile trovare il farmaco risolutivo, perché poi farmaci per tacitare questi attacchi qualcosa c'è, però non c'è nessun farmaco risolutivo per ora. Per ora, perché la speranza. Quali sono le aspettative di vita di questi bambini? Che tra l'altro non abbiamo detto, ma è una malattia genetica che colpisce solo i maschi. Colpisce i maschi perché è una malattia cosiddetta X-linked, cioè viene il gene si trova sul cromosoma X, quindi come tutte le malattie di questo tipo, i maschi si ammalano e le femmine sono sane portatrici, anche se al mondo esistono 8 femmine legate al fatto che per
strani fatti genetici se invalidato anche l'altro allele. Le femmine sono sane in questo tipo di trasmissione perché hanno una doppia copia del cromosoma X che se è sano può difendere quello malato, invece il maschio ha una sola copia del cromosoma X. E quindi sono maschi malati, sono una cinquantina in Italia. Aspettative di vita. Il più vecchio attualmente credo che abbia 43 anni, perché quello più vecchio è morto l'anno scorso, 2 anni fa aveva 50 anni. I motivi per cui muoiono non sono inerenti alla malattia in sé, ma alle patologie che si porta dietro. Quindi soprattutto insufficienza renale. Insufficienza renale, infezioni polmonari, polmonite ab ingestis, cose di questo genere. Esiste un paese nel mondo che avete magari individuato come un paese in cui ci sono più casi, oppure ancora è troppo presto per poter capire, fare una mappa? Dunque, c'è una mappa in Europa, anche perché di queste cose se ne occupano le associazioni. Laddove ci sono le associazioni di questa malattia si ha un panorama abbastanza completo di quello che c'è nel singolo paese. È una malattia che non ha riguardi né per razza né per, né, non c'è nessuna, anche fra bambini che sono in Italia ci sono, la maggior parte ovviamente sono di razza caucasica, ma c'è anche un bambino di colore e un bambino orientale che stanno in Italia, quindi proprio non c'è, direi che non c'è nemmeno una particolare densità in uno stato, in una nazione. Avete idea se, al di là del fatto che è stata individuata nel 64, se esisteva anche prima, oppure se è qualcosa legato a un cambiamento, a mutazioni genetiche dovuto al cambiamento del tempo, no? Credo che esistesse, e infatti Nayan e Lesch poi l'hanno descritta. Devo dire che questo gene qui è particolarmente soggetto a mutazioni, tanto è vero che viene preso come campione di mutagenesi, cioè si guarda se organismi cresciuti in ambienti particolarmente pericolosi hanno le mutazioni in quel gene, perché è uno di quelli che è più sensibile. Quindi chissà da quanti secoli esisteva senza che nessuno avesse codificato e individuato questo tipo di malattia. Quello che ci rincuora è che a Siena le malattie rare sono prese in considerazione. Sì, ci sono diversi aspetti delle malattie rare prese in considerazione all'università, all'ospedale, a Siena ci sono diversi studiosi che se ne occupano nel Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dal quale provengo. Ci sono 3 malattie che vengono studiate, sono la Lesch Nayan, la Leptonuria e gli angiomi cerebrali, e che sono tutte malattie rare, e infatti siamo stati presenti a Bright con un banchino con queste 3 malattie insieme nello stesso dipartimento. Poi altre vengono prese in considerazione anche in altri dipartimenti, e c'è un centro per le malattie rare di cui il presidente il professor Federico proprio a Siena. E l'associazione che è l'associazione della Lesch Nayan, che è nata a Genova, però ha rappresentanti un po' in tutte le regioni. Per la Toscana, qualche difficoltà burocratica me ne occupo io, è in contatto con le associazioni europee, tant'è vero che si è formata recentemente una federazione che comprende Spagna, Francia, Italia e tutte le nazioni che hanno un'associazione dedita a questa malattia, che raccoglie tutti gli scienziati che riesce a raccogliere. Bene, allora noi vi auguriamo un buon lavoro al vostro gruppo di ricerca, speriamo che questo confronto internazionale sia stato importante anche per sollecitare ancora di più la voglia di studiare e di fare ricerca, speriamo di sollecitare anche chi deve investire nella ricerca. Grazie di averci raccontato i vostri studi e il vostro lavoro su questa grave malattia rara, grazie a voi per averci seguito.